mare di sudore siamo qui. E ti sembra strano stringersi la mano, forse no. Più su, il tuo timore che sale su. Più su, ora intervieni anche tu. Un gol, ti basterebbe un gol. Dentro di te un gol, forza soltanto un gol, per sette giorni avrai. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Parliamo di Calcio, prima puntata del mese di dicembre, dovrebbe essere il mese in cui siamo tutti più buoni, ma sicuramente non inizia nel migliore dei modi, un po' perché si apre il mercato e quindi i cosiddetti uomini mercato sono già molto gettonati e le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane si stanno rendendo concrete. Poi perché ci sono stati un po' di risultati che hanno messo in bilico alcune società, hanno fatto scoppiare dei casi, vedi Legnano, vedi Sporting Franciacorta con le dimissioni sia del mister Volpi che del direttore sportivo Zanardini, e quindi ci sono tante cose da andare a vedere insieme. Insieme ai nostri ospiti che sono Matteo Andreoletti, mister dell'Inveruno, ciao Matteo, che è serata positiva, diciamo così, non è stata un'annata cominciata nel migliore dei modi, anche ieri si era messa male perché perdevate 2-0, però alla fine siete usciti dal campo con una vittoria. Sì, sembrava l'ennesima partita sfortunata, siamo partiti in svantaggio subito dopo un minuto e mezzo, eravamo già sotto, ci siamo trovati con un calcio rigore, penso, quasi inesistente, sotto due gol, sembrava l'ennesima partita veramente sfortunata, quest'anno una serie di episodi incredibili. Invece i ragazzi sono stati veramente bravi, ci hanno creduto. Siamo riusciti a ribaltare da 2 a 0, da 0 a 2 a 4 a 2 e quindi tanto di cappello, poi siamo riusciti a complicarcela ancora alla fine con un 4 a grande, un 4 a 3, però penso che per quanto si è visto in campo abbiamo meritato la vittoria. Accanto a te c'è Paolo Guerci, ciao Paolo, portiere del Sondrio. Ieri siete usciti sconfitti dal campo di Scanzo-Lesciate e tu sei stato anche un po' protagonista in negativo di questa partita. I portieri sono stati un po' protagonista, diciamo. Sì, esatto. Dalla mia parte sono stato un po' in maniera negativa protagonista, perché dopo 5 minuti c'è stato questo episodio dove probabilmente vedremo stasera. Sì, vediamo. E dove c'è stato questo contatto e l'arbitro ha decretato del rigore. Però dopo abbiamo fatto una partita molto importante, perché sotto l'aspetto del carattere siamo riusciti a mettere alle strette uno Scanzo che merita i punti che ha, 32 punti, merita il secondo posto, una squadra molto aggressiva, molto forte anche a livello fisico. Noi siamo riusciti a metterli sotto dopo i primi 20 minuti, dove abbiamo avuto qualche difficoltà. Verso la fine abbiamo anche sbagliato il rigore e questo ci ha un po' penalizzato, però comunque De Respini ci ha regalato grosse gioie, quindi non è un problema questo. A proposito di nomi, Bobo, quello di De Respini è uno dei più gettonati di questo mercato, perché è il capocannoniere del girone, ha avuto questo exploit ieri, vabbè, c'è stato l'episodio del rigore non sbagliato, secondo me sono più i meriti di Colleoni nel parare quel rigore che non i demeriti forse di De Spinis nel averlo calciato in quel modo. Dove va? Ma guarda, quello che mi ha detto settimana scorsa un mister qui presente, mi ha detto che l'offertone è arrivata dal Veneto, però stavo sentendo anche oggi sui giornali Mantova Seregno, secondo me con la posizione in classifica mi dà l'impressione che... Ha comunicato ieri sulla sua pagina social che ridimensiona gli obiettivi. Questo non so se significhi che non punta più il primo posto, che punta i playoff, o se magari ridimensionare significa anche ridimensionare la squadra e quindi star lì tranquilli. Beh, intanto ha lasciato casa già 4 giocatori, mi pare 15 giorni fa, tra cui Marzeglia, che come ho detto lunedì scorso si sta allenando con l'Atrizio. Bisogna vedere anche col proseguo della settimana, però tutti questi grossi trionfalismi di inizio stagione, siamo una squadra da vincere di qua di là, alla fin fine è sempre il solito discorso, Fede, se non è una struttura molto molto precisa in una società non vai tanto lontano. Per quanto riguarda De Respini, io spero di rivederlo ancora nel nostro girone, girone B, però secondo me le punte in questo periodo contano molto e ci sono molte società. Però se guardiamo ai numeri, Giulio,
il Mantova non ha problemi ad andare in gol, ma proprio per niente, nel senso che ha sempre segnato in tutte le partite almeno un gol, ma spesso anche due, solo che ne prende almeno uno. Non è vero, anche perché di Respigny appunto una ipotesi è appunto Mantova, dove lui credo ci fosse già stato ai tempi della Serie C, anche se era comunque un'altra dirigenza. Chiaro che quando le squadre vanno il così bene... Sì, esatto, penso almeno tra 4 anni fa, sicuro. È un po' i ragionamenti che fai con la Pro Sesto quando gira un nome che potrebbe appunto andare da loro. Dici, la squadra che va bene, a quel punto, ma era un giocatore che già sta facendo bene, deve andare a finire in panchina o rischiare il posto. Sono situazioni sempre un po' al limite quando le cose vanno bene, soprattutto una squadra, la Mantova, che in attacco segna con una certa continuità. Il problema del Mantova è che mi pare ogni partita invece prende almeno un gol. Ha sempre preso gol. Ma Lodi ha dimostrato che... Tranne che a Lodi col Fanfulla, che ha vinto 1-0. È l'unico caso in cui non ha mai preso, non ha preso no, gol. No, ha vinto... No, ha fatto 2-2, mi pare. No, ha vinto 1-0 con... Sei sicuro? Quest'anno sì. Ah sì, 1-0, sì, bravissimo. Beh, anche è vero che in questi anni qui, se poi andiamo a vedere chi ha vinto il campionato di Serie D, spesso e volentieri l'ha vinto chi si difendeva bene. Un campionato dove si bada poco allo spettacolo. No, casualmente. No, vabbè, l'anno scorso una cosa importante l'abbiamo fatto, subendo anche ancora un sacco di gol. Però la storia di questo campionato in tutti i gironi dice che chi è riuscito ad avere stabilità difensiva ha spesso fatto bene. Mi ricordo il Monza di Zaffaroni, o squadre che erano molto quadrate, il Piacenza stesso, la propria Piacenza addirittura prima, squadre quadrate che magari non badavano molto al soldo e poco allo spettacolo. E hanno centrato la vittoria del campionato, quindi il Mantova sicuramente dovrà darsi una registrata, perché poi il Fiorenzuola gli sta le calcagne, quindi... Comunque sono 3 punti, infatti. Io mi ricordo invece la prova del vedere Vercelli, ti ricordi? Sì, stabilito 1-0, il record di vittorie per 1-0. Sì. Io un'informazione di servizio, mi dicono che non c'è l'audio su Facebook, lo dico per la regia, così magari provano a dare un'occhiata, ma noi sul canale 90 al massimo... cambiate, invece guardate su Facebook, cioè guardate sul televisore. Allora, facciamo sempre la nostra finestra sul girone A. La Caronnese ha perso all'ultimo minuto, se la giocava con la Lucchese, che è una delle squadre toscane inserite nel girone A, che sta dando battaglia. Rimane comunque in zona playoff, la classifica di questo girone è cortissima, in 4 punti ci sono almeno 5 squadre, quindi qua veramente ci sarà da lottare fino alla fine. Si sta invece sgranando la classifica del girone B, perché la Pro Sesto continua a correre, a proposito di 1-0, ha vinto 1-0, dietro Scanzo e Legnano non mollano un colpo, mentre il Seregno ieri ha pareggiato sul campo del Caravaggio, adesso i punti di stacco, se non sbaglio, sono 9, c'è la partita da recuperare col Milano City mercoledì, eventualmente potrebbe portarsi a 6. Ma andiamo a vedere tutti i risultati di questa 16ª, se non sbaglio, giornata di campionato della Serie D, con la vittoria della Pro Sesto per 1-0 sul campo del Pontisola, se non sbaglio. Se mi date i risultati del girone B di Serie D, perché io me ne ricordo qualcuno, quindi il 4-2 del 4-3 del Inverno con 4-3, giusto? Nell'Inverno col Villavalle, e la vittoria della Pro oltre al pareggio del Seregno. C'è stato anche la vittoria, anche qui all'ultimo minuto, del Legnano con la Virtus Cesano Bergamo per 2-1, altra vittoria importante per i Lilla. Non abbiamo i risultati? Mi dite qualche cosa? Eccoli qua, perfetto. Allora, 1-1 del Caravaggio con il Seregno, il Brusa Porto è andato a vincere un importantissimo scontro salvezza sul campo della Castellanzese per 3-0. La Folgore Caratese ha trovato la via del gol, da 3 partite non segnava, e ha vinto 2-0 con la Virtus Bolzano. L'Inveruno ha fatto 4-3 col Villavalle, il Cesano ha perso sul campo del Legnano 2-1, Levico Arconatese 3-0, 2-2 fra Milano City e Drò, 1-1 fra Nibbiano Giono e Trizio, le due neopromosse, la Pro Sesto che ha vinto sul campo del Ponte San Pietro per 1-0, e l'1-0 anche allo Scanso Rosciate in casa con il Sondrio. Quindi in testa alla classifica abbiamo la Pro Sesto con 5 lunghezze di vantaggio sulle due inseguitrici, che sono Legnano e Scanso Rosciate. A 9 lunghezze ci sono il Seregno, che però ha una gara in meno, e la Folgore Caratese. A 25 punti Trizio e Sondrio, a 24 Brusa Porto Arconatese, a 23 Nibbiano Giono, e poi
poi nella parte destra della classifica ci sono la Virtus Cesano Bergamo a 21, il Pontisola il Ponte San Pietro a 18, il Caravaggio e il Villavalle a 16, il Levico a 15, la Castellanzese a 14, l'Inver 1 a 13, la Virtus Bolzano a 11, il Drò a 10 e il Milano City a 9. Mister, comunque è una vittoria pesante, perché sì, è vero, ha vinto anche il Levico, se non sbaglio, però avete mangiato punti a tutte. Sì, è chiaro che se vuoi uscire da quella situazione non possiamo continuare, qualche partita devi pur vincere, non era parecchio tempo, era quasi più di un mese che non vincevamo, e quindi era fondamentale portare a casa i tre punti, perché poi ti permettono di affrontare la settimana intanto con grande tranquillità, però da accorciare sulle squadre avanti. È un campionato secondo me molto livellato, mi permetto di dire secondo me livellato verso il basso, perché poi tolto 4-5 squadre, 4-5 squadre di qualità, secondo me il livello è, puoi affrontare la sesta in classifica come la penultima ed è veramente difficile giocarci, però il livello secondo me è abbastanza quest'anno rispetto agli altri anni, anche nel girone A che ho fatto l'anno scorso, secondo me livellato verso il basso. Andiamo a vedere un po' di immagini, andiamo a vedere il pareggio di Caravaggio fra Caravaggio e Seregno, con il Seregno che è passato in vantaggio, il Caravaggio che l'ha pareggiata con una bellissima punizione di Santo Nocito, il Seregno poi è rimasto anche in 10 a un quarto d'ora circa alla fine per l'espulsione di Borghese, il Caravaggio ci ha provato, c'è stata poi un'occasione grossa per parte, ma non sono riusciti a concretizzarle nei bergamaschi né i brianzoli. Al terzo minuto c'è questa girata di Granillo sopra la traversa che mette un po' i brividi a Lupu, e qui c'è invece Concina che arriva di fronte al numero uno del Seregno, che è molto bravo a parare e a deviare in angolo. Qui c'è una conclusione bloccata in due tempi sempre da Lupu, qui c'è un episodio, non abbiamo però le immagini, con il colpo di testa di Blazevic che per poco non beffa il portiere del Caravaggio, e qui c'è il gol annullato alla Caravaggio al 42esimo del primo tempo, è di Grandi per fallo sul portiere. Si va con le immagini al secondo tempo, all'undicesimo c'è il gol del Seregno, abbastanza fortuito, in Vernizia è bravo a provarci, ma la deviazione è assolutamente determinante per infilare il pallone all'incrocio dei pali, nulla può il portiere del Caravaggio, quindi Seregno in vantaggio dopo 10 minuti alla ripresa. Al 27esimo qui c'è subito un'ottima occasione ancora per il Seregno, è bravo il portiere del Caravaggio a portare via palla, sempre a Lazevic credo, e questa è la punizione del pareggio di Santo Nocito, 27esimo del secondo tempo, 1-1 del Caravaggio. Il Seregno resta in 10, espulsione di Borghese, ma la prima occasione nel finale ancora per passare in vantaggio ce l'ha Bertani, la sua diagonale attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare nessuno pronto alla deviazione, poi in contropiede il Caravaggio ha con Viola un'altra ottima occasione, ma la sua conclusione è fuori misura, non trova la porta difesa da Lupu, quindi si conclude in parità, un punto che frena ulteriormente il Seregno nella sua corsa verso la vetta, e che invece sulla carta probabilmente il Caravaggio avrebbe firmato questo punto, Giulio, prima di giocarsela. Poi magari, essendo rimasti in 11 contro 10, avendo avuto quel contropiede da sfruttare, qualche recriminazione. Sì, per gli episodi poi, anche se ne ho avuto quell'occasione. Però è importante evitare di contare la striscia anche in casa, avevano una striscia negativa importante il Caravaggio, quindi era importante. Poi Seregno si sa che è una squadra, una delle squadre da battere, nonostante il rendimento ultimo sia non così felice. Quindi un punto che dà morale al Caravaggio, non da poco. Andiamo a sentire nel dopogara, insieme ad Antonio Milanesi, Luca Santonocito, autore della punizione che ha regalato al Caravaggio il gol del pareggio. Parliamo con Luca Santonocito di questo pareggio, insomma, una bella prestazione del Caravaggio, forse meritava anche qualcosa di più o no? Sicuramente una bella prestazione, siamo contenti a metà perché volevamo portare via i tre punti, abbiamo dimostrato sul campo di competere con una squadra che è partita per vincere il campionato. Non si può anche commentare il tuo gol che ha dato il pareggio, gol importantissimo e anche bellissimo. Sì, punizioni, diciamo che mi piace molto tirarle in allenamento e le provo sempre, è andata bene. Cos'è mancato oggi al Caravaggio? Mi è sembrato insomma che ha giocato un gran bel primo tempo, forse ha concretizzato meno di quello che ha prodotto. Ma sinceramente, come nelle ultime partite, le prestazioni ci sono state, però negli episodi siamo stati abbastanza sfortunati, comunque loro hanno fatto gol nell'unico tiro in porta,
noi abbiamo creato tanto, però sfortunatamente per poca precisione non si è riusciti a fare più gol. Adesso però bisogna tornare a vincere. Assolutamente, adesso abbiamo due scontri diretti, tre con l'ultimo, e vediamo di portare a casa i tre punti. Quindi tre scontri importanti per il Caravaggio, che ha bisogno di punti in questo finale di andata. Io stavo guardando il vostro linee di marcia, avete già voi il Sedegno sicuramente, sì. La Prosesto anche? Sì. Idem, avete già incontrato? No. Il Sedegno no? Neanche la Prosesto, ce l'abbiamo domenica la Prosesto, poi abbiamo Sedegno. Quindi avete un bellissimo finale di girone d'andata. Sì. Prosesto a Sesto. Prosesto in casa, Sedegno in casa e poi andiamo a Nibbiano. Ah, quindi due in casa, ah, quindi proprio tre battaglie sicuramente, sì. Perché incontrate sì. Anche, diciamo, anche con lo scanso era la prima delle quattro battaglie, diciamo. E, cerchiamo di fare più punti possibili. Come molto bene, vediamo eventualmente di risentirci dopo il trittico, che ci dirai qualcosa, esatto. Un bilancio sulle prime della classe. Fino a questo momento poi la squadra che ti è piaciuta di più, indipendentemente dalla posizione in classifica, indipendentemente dalla finale della gara? Io ti dico Legnano, perché Legnano ha un gioco che in Serie D si fa fatica a vedere, cioè è un gioco che parte da basso, propositivo. Anche contro di noi, che comunque avevamo fatto una partita perfetta noi con loro, eravamo sopra i 2-0, di due gol, 2-0, e l'ultimo quarto d'ora si è riusciti a prendere un gol su rigore su un episodio che però li ha portati a tirar fuori un carattere che nell'ultimo minuto di recupero hanno... È più o meno quello che è successo ieri con la Virtus Cisano Bergamo, ecco, che è vero, esatto. Che sono rimasti anche in 11 contro 10 per l'espulsione di Mapelli negli ultimi 5 minuti, su un campo improponibile, quindi penalizzati loro, ma anche la Virtus, perché anche la Virtus... Sì, ho sentito le interviste e entrambi erano penalizzati, perché comunque anche la Virtus Cisano ha una mole di gioco partendo dal basso, molto simile a quella del Legnano, però il Legnano secondo me ha dei giocatori molto più importanti, conosco molto bene Alvitrez e anche ieri ha fatto una grande partita, e poi davanti a Cucuzza, che veramente in questo inizio di campionato anche lui sta facendo molti gol ed è decisivo per la loro squadra. Mister, la vedevo annuire sul Legnano che gioca molto bene, d'accordo? Sì, il Legnano è un allenatore che si conosce bene, Manzo è un allenatore ormai parecchi anni che fa la categoria, è una delle squadre che gioca meglio, ha delle individualità importanti, come è stato detto prima, e quindi penso sia una squadra di quelli che sta stupendo, anche se poi stupendo mica tanto, perché poi la rosa è comunque di valore. La Caratese, sono le 4-5 squadre secondo me che hanno qualcosa in più delle altre, tutto sommato sono sullo stesso livello. Allora, io direi che è vero che sono un po' in anticipo, ma possiamo andare in pubblicità, cerchiamo di risolvere qualche problema tecnico, ci ritroviamo fra pochissimo e speriamo che funzioni tutto. Un gol, basta soltanto un gol, un grido salirà, perdendosi lassù. E eccoci qua, mi chiedono se sono io che canto la sigla, no. Anche quello no, potrei provarci, non sono male, però ci proviamo un anno che la cantiamo. Io te. Male tutta la vita. Potremmo andare in giro a farla cantare. Vabbè, allora, torniamo seri. Veniamo invece a quello che è successo, abbiamo parlato di Legnano, andiamo a vederlo. Perché Legnano affrontava in casa la Virtus Cisano su un campo veramente improponibile, non so i vostri di campi come erano ieri. Difficili, però in queste ultime due o tre partite, tu penso su tutte le gare siano state influenzate dal maltempo, si trovano campi pesantissimi. Lì tra primo e secondo tempo l'arbitro ha fatto il sopralluogo, ha gettato la palla per capire e poi alla fine ha deciso di giocarsela comunque, ma sicuramente per due squadre abituate come Legnano e Virtus Cesano Bergamo a giocare palla a terra è stata sicuramente una situazione complicata. Ma andiamo a vedere insieme quello che è successo appunto a Legnano, fra Legnano e Virtus Bergamo. Legnano che doveva dare anche un messaggio in termini di risultato a quello che è successo in settimana, cioè all'arresto di Marzio Buscaglia, che è vero non figura
ad organico nell'organigramma del Legnano, ma è un imprenditore molto vicino ai Lilla, e quindi questo sicuramente è qualcosa che ha scosso. Vedete appunto le immagini e le fasce soprattutto erano abbastanza impraticabili. L'inizio è di Marca Lilla, a cui l'azione viene poi fermata per fuorigioco, ma Cucuzza si è involato al limite verso la porta difesa da Verdi. Qua c'è un'altra conclusione alta sopra la traversa. Legnano che passa in vantaggio al 14° nel primo tempo, Cucuzza serve Gasparri in mezzo all'area e Gasparri non si fa pregare e mette il pallone alle spalle del portiere bergamasco. 1-0, occasione per il raddoppio poco dopo, ancora per il Legnano con Cucuzza, che però sbaglia l'appoggio e troppo dietro il pallone, poi naturalmente il terreno non aiuta. Qui c'è un rinvio sbagliato del portiere del Legnano e per poco la Virtus non ne approfitta, la palla finisce in angolo e sull'angolo c'è il colpo di testa di Espinal con il portiere del Legnano che respinge. Ci sono poi proteste dei bergamaschi poco dopo per una scivolata e una respinta forse di braccio, ma le immagini sono impallate e non si vede su questo tentativo di cross in mezzo alla Virtus Bergamo. È un assedio e il rigore arriva poco dopo. C'è Gullit che conclude così, Foglio che si butta in scivolata, il pallone passa sotto il difensore Lilla che però la ferma, la devia con un braccio, quindi giallo per Foglio e penalty per la Virtus che pareggia così il conto. Il 34° del primo tempo. Vedrete poi nelle immagini i due capitani Riva e Foglio che con l'arbitro fanno il giro del campo fra primo e secondo tempo. La palla non rimbalza per niente, però anche se siamo in mezzo al campo, ma l'arbitro decide di giocarla lo stesso la partita e il secondo tempo è abbastanza ingiocabile, non succede quasi nulla, il pallone si impantana in più di un'occasione e le occasioni sono abbastanza fortuite. Qui c'è una conclusione credo ancora di Cucuzza sopra la traversa e qui c'è l'episodio che porta la Virtus a rimanere in 10, cioè l'espulsione di Mapelli al 43° del secondo tempo, ultimo uomo forse perché avevano rimontato gli altri due colleghi di reparto, e con l'uomo in più il Legnano prova l'affondo finale e complice anche una papera di Verdi, Cucuzza porta a 2 le reti del Legnano e porta a casa anche la partita. Quindi Legnano che è stato bravo a crederci, certo il campo bobo, era così anche a Crema? No, Crema era fantastico, sembrava che non avesse piovuto, diciamo, Malvoltini è sempre stato un fondo veramente eccezionale da anni e anni e anni. Nonostante ci non c'era un filo d'acqua, ti giuro. Proprio, addirittura se non ho visto male, c'è stato un giocatore del Fiorenzuola che nel primo tempo giocava con i tacchetti di gomma. Coraggio. Perché poi dopo li ha cambiati e ho visto che giocava meglio, però secondo me... Messo così male anche il vostro, no? No, però era il limite del praticabile, era veramente... Intanto è un fondo rovinato, giocavamo in casa e quindi sarà... Ci sarà da lavorarci per sistemarlo in questi giorni. Probabilmente anche a Scanzo ci avrà avuto le mani nei capelli. Anche a Scanzo, però, avevano provato a rimediare, a tamponare con dei teli prima della partita, appena si era messo a piovere, ha messo dei teli in porta, nell'area di porta e sulla fascia lungo la tribuna, dove c'è la tribuna, okay. Perché lì è la zona dove hanno detto che si inzuppava di più, però comunque era molto pesante, le zolle saltavano. Andiamo a sentire un po' di interviste. Partiamo da Vincenzo Manzo, il mister del Legnano, su una cosa: entrambe le squadre erano d'accordo appunto sul campo poco praticabile, che sicuramente non ha giovato al gioco di entrambe le squadre. Sicuramente il campo ha penalizzato tutte e due le squadre, che siamo due squadre che lavoriamo in settimana per cercare di costruire gioco. E quindi sicuramente dal punto di vista un po' dello spettacolo tecnico-tattico qualcosa è venuto a mancare, però queste sono partite che si vincono col cuore, con la determinazione, con la fame, con l'attenzione, col sacrificio, col gruppo, e ho avuto anch'io questa percezione il secondo tempo che la mia squadra avesse un po' più fame e voglia di
di fare questo tipo di partita. Io ho avuto questa percezione, come avete visto voi, siamo stati molto di là, però ripeto, sono veramente contento, una partita difficile, i ragazzi sono stati veramente straordinari, sto un po' finendo gli aggettivi per definire questo gruppo, questa squadra, quindi sono contento, andiamo avanti e pensiamo alla prossima. È sicuramente un campionato importante quello che sta facendo il Legnano, ci sono i tifosi galvanizzati dalla situazione in classifica, un po' meno bene sta facendo dal punto di vista quantomeno dei punti la Virtus Cesano Bergamo, sappiamo che è nata una fusione, le fusioni spesso ci impiegano un po' a carburare, andiamo a sentire Giacomo Curioni che era comunque molto soddisfatto della prova fatta dai suoi ragazzi. Sì, diciamo che quando ci sono queste condizioni atmosferiche e di conseguenza del campo si viene un po' a snaturare tutto ciò che si è preparato in settimana, perché poi sia noi ma anche il Legnano, che è una squadra che comunque propone calcio in maniera propositiva e con trame di gioco palla a terra, abbiamo dovuto snaturare quelle che sono la nostra normalità, le nostre situazioni più congeniali. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché si sono adattati benissimo alla situazione, nonostante ecco, in questo momento come caratteristiche preferiamo giocare palla a terra, preferiamo lavorare ecco, più sulle varie situazioni di automatismi che abbiamo consolidato finora, invece c'era l'opportunità e il dovere di adattarsi a questo campo, l'abbiamo fatto bene fino all'ultimo episodio ecco, un po' sfortunato che ha portato alla vittoria del Legnano, forse il pareggio per quello che hanno proposto le due squadre, per quello che le due squadre hanno messo in campo, penso fosse il risultato più giusto. Allora, andiamo a vedere gli episodi, perché io naturalmente mi dimentico sempre della VAR, posso già di guardarli al rallentatore, a farmi un'idea, mi dimentico di proporli agli spettatori. C'erano due episodi, il rigore concesso sul pareggio e il cartellino rosso a Mapelli, andiamo a vederli insieme. Allora, questo è il rigore concesso al Virtus Cesano Bergamo, la conclusione di Gullit, l'uomo che va in scivolata è Valerio Foglio, il capitano del Legnano, la palla vedete passa sotto di lui ma viene decisamente deviata dal braccio di Foglio, per cui io direi Bobo che non c'è molto da discutere esatto. Di questa decisione arbitrale, ma infatti nessuno discute, non ci provano nemmeno, l'arbitro arriva da lontano, probabilmente su segnalazione del guardaline prende la decisione più corretta. Qualche dubbio per quel che mi riguarda io ce l'ho invece sulla seconda decisione, e cioè sull'espulsione diretta a Mapelli al 43esimo del secondo tempo, perché è vero che sarebbe stato ultimo uomo parlare di chiara occasione da gol, però su una rimonta, visto che gli altri due compagni di reparto stavano arrivando fuori dall'area, io qualche dubbio ce l'avrei, non era lanciato a rete, però mister... Non era mai rosso. Rosso mi sembra veramente un po'... Se è rosso diretto non lo è mai, perché non... Io dall'avvicinamento ho visto estrarre il rosso diretto, poi mi pare di sì, però non vorrei... Io ho visto estrarre solo un cartellino quando l'arbitro si è avvicinato, per cui deduco che avrebbe fatto due passaggi per buttarlo fuori. Comunque vabbè, questo è il secondo episodio. Ne abbiamo un paio da vedere anche in scanso... Sondo e poi comunque tu vedi prima hai usato il termine che le fusioni sogliono un po' carburare, te la dico in un altro modo, per me le fusioni non esistono, cioè sono solo sulla carta, se vuoi vedere quante fusioni fatte in Italia in serie in tutte le categorie, gli organigrammi del primo anno li ritrovi dopo tre anni. Ma lo dici tu che segui l'Albino Leffe? No, a livello di Albino Leffe, scusami, Andro Letti con quante persone è durato poi della fusione dopo pochi anni? Pochi. Ma tutte così sono, cioè sono solo sulla carta, non esistono le fusioni, cioè non riesci ad andare d'accordo con troppe persone di testi differenti. Non capita solo in questo caso, ma secondo me è dappertutto.
Però quello sul campo, poi tu dici che il riflesso è così pesante. No, beh, è una squadra che cambia. No, sul campo dipende da troppe cose, i riflessi, e magari in questo caso non c'entrano. Mi dico proprio in generale come progetto societario di fusioni, durano veramente poche queste unioni tra dirigenti e società differenti. Sei d'accordo, Bobo? Non nel merito di questa società, naturalmente, in generale è complicato. Sì, penso di sì, perché io sto vedendo anche un po', tra virgolette, la situazione che c'è stata Lodi con la fusione tra il vecchio Fanfulla e il Cavenago, alla fin fine è rimasto solamente Barbati. Che io chiamavo Cavenago Fanfulla e mi sentivo tutti gli impropri dei lodigiani. Secondo me le fusioni sono cose che nascono giusto perché devono essere fatte, ma poi alla fin fine io sono sempre dell'idea che deve comandare solamente una persona sola, basta. Due, tre... diventa un cinema poi. Magari l'intento anche positivo, però durano poco nel concreto. Bene, questo è quello che pensiamo noi. Invece, a proposito di persone che litigano, tu vai da morire d'accordo con il tuo direttore sportivo? Visto sì. Che si sta immolando, nel senso che quando gli hanno chiesto ma si sta andando mai, non cambiate allenatore, che è la cosa che normalmente si chiede, ha detto no, al massimo mi caccio via da solo, perché se devo prendermi delle responsabilità me le prendo io. Ma io penso, non lo dico oggi, lo dicevo l'anno scorso quando le cose andavano anche diversamente, di essere un allenatore molto fortunato, perché ho la fortuna di lavorare con una società che è formata da due persone fondamentalmente, un organigramma molto molto snello, il presidente e il direttore sportivo sono due persone eccezionali, e il direttore sportivo Rainier lo conosciamo tutti, penso che sia uno dei, se non il migliore direttore sportivo della categoria, quindi sono molto fortunato. Per quanto riguarda la situazione di oggi, è vero che il direttore si è messo in prima persona in discussione davanti, però io sono allenatore di quella squadra e mi sento sempre, sempre responsabile, perché è una squadra che è vero, sapevamo che era irripetibile lo che abbiamo fatto l'anno scorso, vincere i playoff con l'Inverun è qualcosa di impossibile, però pensavo di anzi siamo convinti di avere una squadra che ha dei valori diversi dalla classifica che abbiamo, quindi mi sento assolutamente responsabile, tanto quanto, anzi forse molto di più del direttore. Una squadra molto giovane, sì. Normalmente quando si ha a che fare con i giovani c'è bisogno di un po' di tempo. C'è bisogno di tempo, ma soprattutto la difficoltà più grossa che si ha quando hai a che fare con una squadra giovane è quella che nelle difficoltà fai fatica poi a invertire rotta, così come di fronte a magari una partenza diversa con un po' di entusiasmo, secondo me avremmo potuto comunque fare un campionato più che dignitoso. Nelle difficoltà poi i ragazzi giustamente poi si deprimono, hanno bisogno, e poi i ragazzi sono giovani, l'allenatore è ancora più giovane, e quindi poi la situazione diventa più difficoltosa. Per questo la vittoria di ieri diventa importante, soprattutto per il morale, perché ci permette di affrontare il prossimo della stagione magari con un po' più di ottimismo, che in questo momento non era proprio dalla nostra parte. Paolo, anche voi avete cambiato tantissimo rispetto all'anno scorso, perché siete in 5-6 superstiti rispetto alla stagione scorsa. Sì, siamo rimasti 4 vecchi. Per vecchi intendo dal 90 al 96, che ormai questa è la fascia di vecchi. Siamo rimasti noi ossatura, poi sono arrivati molti giovani, il solito diciamo riciclo dei giovani per le regole che ci sono, però comunque non ci aspettavamo onestamente una partenza del genere. Abbiamo fatto molti punti, 25 sono tanti. Certo, dobbiamo ancora affrontare Prosesto, Seregno e Nibbiano Giono, che comunque è una neopromossa, ma sta facendo molto bene come primo anno. Però siamo una squadra, dicevo appunto, molto giovane e magari inesperta sotto alcuni punti di vista. Pensavamo di essere inesperti sotto alcuni punti di vista, però posso dire che la gestione delle partite è stata molto importante. Soprattutto mi viene un esempio. Come non voglio dire mister contro di lei, abbiamo fatto una partita molto importante, perché sapevamo che comunque giocavate in un determinato tipo di calcio, e noi siamo una squadra che ci mettiamo a seconda di come giocano gli altri, ok? Riusciamo a fare le uscite e così. Quello che volevamo fare anche ieri contro lo Scanzo. Solo che questo adattamento è stato un po' troppo lungo, e infatti i primi 20 minuti l'abbiamo sofferta. Dopo i 20 minuti abbiamo preso le misure anche là davanti, le uscite le abbiamo fatte in maniera più corretta, e nel secondo tempo, all'intervallo, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto che questa era una partita che potevamo sfruttare, potevamo portare a casa punti.
Solo che non è stato così, nonostante le ottime occasioni che abbiamo avuto. Tra l'altro voi prendete pochissimi gol, io sto guardando, ne fate anche pochi, perché se pensiamo che di quei 20, 12 li ha fatti De Spinis. Sì. Quindi naturalmente non chiami in causa te, però Giulio, se perdi il tuo terminale offensivo che ti ha fatto 12 gol su 20, diventa complicato poi. Sì, mi ricordo che Bobo qualche puntata fa aveva definito il suo numero un po' di respinis dipendente, però è quasi naturale. Non so in entrata chi potrebbe esserci come eventuale sostituto a delle spines. Bobo? Beh, però dire che il Sondrio è solo delle spines non è vero. In fase finalizzazione. Il Sondrio è una squadra, secondo me, con lo scanso tra le più rognose da affrontare. Perché sono squadre quadrate, toste, fanno molto bene la fase difensiva. È chiaro che magari, portando spesso molti giocatori sotto linea della palla, si affida questa spalla lunga su delle spines che la valorizza spesso da solo, questo è vero. È chiaro che tolto con l'attaccante così, anche faranno fatica a trovare uno così bravo se dovesse andare via. Però pensare che il Sondrio ha dietro un impianto di gioco ben collaudato, con un attore molto preparato, quindi non è solo delle spines. Certo che se fai 20 gol e 12 devi fare attaccante e ti va via, qualche problema si trova. Tra l'altro ci sono anche lì, Paolo diceva, noi ci adattiamo alla squadra che affrontiamo. Io sono un po' due scuole di pensiero. Ci sono gli allenatori che dicono io gioco così e gioco così contro chiunque, e questo a scapito magari anche del risultato. C'è chi invece prepara magari in modo speculare piuttosto che la partita anche sul modulo che utilizza l'avversario. Matteo, tu cosa fai? Io provo a vincere partite, provo a fare un gol in più degli altri. Ma è chiaro che ormai nessuna squadra al mondo, nessuna categoria lavora solamente su se stessi. C'è sempre qualche accorgimento dettato dall'avversario, però poi le partite si vincono facendo un gol in più degli altri, quindi ci vogliono i giocatori bravi, ci vuole l'organizzazione di squadra. Io provo a fare un gol più degli altri, provo a mettere i miei giocatori in condizione di... C'è chi magari prova a subirne uno in meno, questa è una filosofia magari un po' diversa. Il Sondrio magari è una squadra che prova a subirne uno meno, a subire un gol in meno, però sono filosofie. Io preferisco fare sempre un gol in più degli altri. I numeri lo dicono, tra l'altro. Ieri non ce l'hanno fatta subire un gol in meno del proprio avversario. Lo scanso ha conquistato l'ennesimo risultato eclatante, continua, ormai non è più una sorpresa, siamo alla fine del girone d'andata, parlare di scanso lasciate come sorpresa del campionato non si può più fare. In maglia giallorossa naturalmente lo scanso e in maglia blu il Sondrio. Il campo, come diceva Paolo, non era in pessime condizioni, anche se non era semplice giocare, perché anche a Bergamo è piovuto molto, e la partita si mette subito su un binario positivo per la squadra di casa, perché il gol del vantaggio arriva dopo soli 7 minuti. C'è appunto il contatto, c'è il cross in mezzo, il contatto di Guerci con Gian Gaspero. L'arbitro non ha molti dubbi, concede il rigore, dagli 11 metri va proprio Gian Gaspero, ottavo gol in campionato per lui, e 1-0 per lo scanso lasciato dopo pochi minuti. Il Sondrio si affida a De Respinis, che però non pare in grandissima giornata. Qui c'è una conclusione che si spegne sul fondo e poi c'è un altro prima dell'intervallo, un colpo di testa su questa punizione che Colleoni mette in corner per precauzione. Nel secondo tempo, dopo 12 minuti, c'è questo contatto al limite dell'area fra Vallisa e Fognini, l'arbitro concede il rigore, sul dischetto va proprio De Respinis, e poi lascio commentare a chi di dovere. A me non sembra che De Respinis l'abbia tirato molto male, era molto angolato, magari non era velocissimo, ma Colleoni ha intuito l'angolo e ha parato, credo, il secondo rigore in campionato decisivo, perché anche nella prima occasione lo scanso aveva vinto 1-0. Qui è ancora una conclusione di De Respinis al 17esimo, al 19esimo c'è una punizione di Panatti e vola ancora il portiere dello scanso, anche per i fotografi qua, e mette in angolo. Qui c'è un colpo di testa di Fognini alto sopra la traversa, quindi c'è questa ripresa, qui c'è le lamentele per questo atterramento di noto in area, e poi c'è il fischio finale che sancisce la vittoria dello scanso Rosciate, che consolida la seconda posizione in classifica sui 5 punti dalla capolista, vale a dire dalla Pro Sesto. Me la ricordo la VAR, sono ben 3 gli episodi da andare a rivedere, ci sono i 2 falli da rigore e poi penso anche le proteste sul fallo di Ranoto. Andiamo a vederlo insieme.
Ah, questo, vabbè, Paolo, c'eri, eri lì, sì, farei come, protagonista, rivisto come ti pare. Io... non sei riuscito a fermarti, allora, volevi fermarti e non sei riuscito a fermarti. Io sono andato sull'intenzione perché, cosa è successo? Era una palla scaricata dal, diciamo, l'angolo esterno dell'area, palla dietro, questo la mette sopra di prima il loro numero 10, molto bravo, e che adesso mi sfugge il nome. Esatto. Mette la palla sopra col contagiri, devo dire. È stato bravo Gian Gaspero a stopparla. Io ho visto che ero in ritardo, ho detto, ho pensato, la faccio stoppare e poi vado eventualmente su, sul contrasto, sulla palla in movimento dopo. Solo che lui, una volta che ha stoppato palla, mi è venuto quasi a cercare. È stato molto bravo lui anche a cercarsi questo rigore. È un rigore che, ti dico, l'arbitro può dare come non dare. Io ho cercato di spiegare in quel momento che sono andato poi a cercare la palla, però l'arbitro dopo... A me stanno dando un rigore così, entro in mezzo al campo. Ci sta. Vabbè, no, lui so. Deve provare la sua causa. Lo so. Però dai, ci sta, nel senso, lui è stato bravo a difendere la palla. Tu la palla forse l'hai sbucciata, ma un pezzo... Sì, la tocco, però non è così palese. Quindi... tra l'altro l'arbitro è in una posizione, cioè come noi, che stiamo guardando, sì, esatto, in questo istante, per cui proprio non è impallato, vede tutto benissimo. Poi i compagni comunque sono andati a protestare. Dai. Sì, perché più che altro c'era 20 secondi prima un'azione per noi, un rigore a mio avviso clamoroso anche per i miei compagni, infatti dopo si vede De Respinis e Jamal che parlano con l'arbitro, perché c'è stato un contatto netto, dove lì non è stato dato calcio di rigore, c'è ribaltamento dell'azione e c'è stato il calcio di rigore contro. Il calcio di rigore contro invece è stato dato, cioè a favore è stato dato agli inizi del secondo tempo. Passiamo quindi al secondo episodio. Il contatto al limite dell'area, abbastanza ingenuo, fra Fognini e Vallisa. Fognini controlla la palla coi piedi dentro l'area, quindi non avrebbe potuto fare nulla spalle alla porta rispetto a questa azione. Vallisa arriva in modo un po' irruento, se lo rivediamo aggancia il piede del giocatore del Sondrio, anche lì l'arbitro è veramente vicinissimo, quindi non ci tiene molto a decidere se dare o meno il rigore. Giulio? Si sono messo un rigore entrambi, anche questo. Mister? Questo è un po' bravo, strano. Bravo il giocatore del Sondrio ad accentuare la caduta, secondo me. Cioè, ad accentuare il contatto probabilmente c'è, però con quel modo di cadere sicuramente facilita l'arbitro. Cioè, ce ne sono anche queste qualità, queste astuzie. Ma più che altro lì... Secondo me è bravo nel cadere nel modo giusto e indurre l'arbitro. Se fosse caduto in un altro modo non avrebbe fischiato calcio di rigore. Questo quindi è il secondo episodio. Terzo episodio, invece... È su un rigore simile a quello che Ranotus era conquistato, se non sbaglio, 7 giorni fa o sì, sì, 14 giorni fa. Va via in velocità al suo diretto, o prova ad andare via in velocità al suo diretto avversario, che lo trattiene per un braccio e il giocatore dello Scanzo poi finisce a terra, viene strattonato. Anche qui l'arbitro è in ottima posizione, perché lo vedete sopraggiungere alle spalle. Anche questo secondo me poteva essere un rigore, sì. Era rigore. È rigore. È rigore. Non se ne è sentita di fare da tripletta l'arbitro. Non so a che punto. Talmente anche dal campo sembrava calcio di rigore anche questo. Beh, qui l'uscita del portiere inappuntabile, qui vogliamo dirlo, no? Facciamo i complimenti a Paolo. Grazie, che ha fatto la palla, magari hai fatto anche in inganno sull'uscita dell'arbitro, che ha deciso di non... A che minuto eravamo? Qua eravamo a 5 minuti dalla fine. Comunque, Ranotu dà sempre questa sensazione di riuscire a trovarsi rigore, cioè tira talmente matti i difensori in velocità che devi buttarlo giù per... No, secondo me c'è molto di più questo di quello che gli hanno dato. Ma forse c'è un errore di partenza, di piazzamento. No. Allora.
Lui ha molte qualità. Ci sono quei giocatori che veramente sono, hanno questa abilità nel torsi. Io penso che c'è un giocatore, Granillo della Caravaggio, ha preso 4 calci di rigore. Sì. È un giocatore che hanno quella, che non vuol dire essere simulatori, vuol dire essere. Vuol dire entrare in area. Cioè, quando hai queste caratteristiche, giocatori così svelti, esplosivi, sul, nel breve, ti mettono in difficoltà. Tante volte ti spostano la palla una quella frazione di secondo prima e costringono con la processo. Io ricordo Santoroncito. Un rigore che veramente è stato un maestro da cercare. Ha fatto un doppio passo con un ridentro, sul rientro, difensore, oplai. Sì, facciamo appunto il distinguo, non è che uno se lo va a cercare apposta, delle caratteristiche fisiche che portano spesso a questa, a queste situazioni. Siamo appunto, siamo a posto con la VAR, sì, abbiamo però, io ho finito il tempo, ho anche recuperato l'anticipo della prima parte, per cui direi che possiamo andare in pubblicità, torniamo fra pochissimo, andiamo a sentire Nicola Valenti, il mister dello Scanzo Rosciate. Basta soltanto un gol, un grido salirà. Ed eccoci qua, quindi abbiamo visto quello che è successo a Scanzo, fra Scanzo e Sondrio. Andiamo a sentire anche il mister dello Scanzo Rosciate, Nicola Valenti, al termine della gara. Intervista di Nicola Valenti, ma ce l'abbiamo, almeno dovremmo averla. Beh, devo dire che alla fine la differenza l'ha fatta il nostro rigore, che l'abbiamo trasformato, invece la parata di Colleoni con il loro rigore. Obiettivamente la partita l'abbiamo vinta, però penso che meritasse qualcosa più anche il Sondrio. Devo dire però che la mia squadra è partita molto bene, i primi 20 minuti, poi ci siamo un po' messi a giocare un po' troppo senza cattiveria agonistica e ci siamo fatti pressare. Nonostante questo non è che il Sondrio abbia creato chissà quale occasione, a parte il rigore e una punizione parata, però chiaramente devo fare ancora i complimenti alla mia squadra, perché comunque con un campo ancora pesante non ha mollato un centimetro e portiamo a casa 3 punti preziosi, ancora di più perché forse, appunto, come ho detto prima, il risultato più giusto magari era un pareggio. Come, cioè, lo Scanzo adesso non ferma più nessuno, come dicevo prima, come vivete questo momento nello spogliatoio? No, lo viviamo con tranquillità e secondo me non dobbiamo guardare la classifica, ma continuare a giocare parte dopo partita con questa intensità. Chiaramente oggi la fatica si è un po' fatta sentire per tanti motivi e siamo stati ancora più bravi a portare a casa i 3 punti. Si vive con tranquillità un momento del genere? A Scanzo sì. Eh sì, d'altronde gli mancano ancora, cos'è, 6 punti per salvarsi, 7. Smetteranno di parlare di salvezza fra qualche giornata. Sì, penso dopo le vacanze di Natale cominceranno magari a dire che sono salvi. È un'annata strepitosa di questa squadra, ragazzi. Lo stavo chiedendo prima al mister, che è che hanno comprato di diverso l'anno scorso? Ah, il pericolo, secondo me, sui vecchi non credo, nel senso che non credo che nessuno dei vecchi che ci sono lì voglia muoversi, perché se sono rimasti lì o se sono arrivati lì è perché lì volevano stare. Magari forse il rischio può essere perdere qualche giovane in questo mercato di dicembre. Ma non credo. Tu dici qualche giovane dello Scanzo, qualche under, che stanno facendo, penso, tutti bene, però non penso abbiano... Poi secondo me l'ambiente, come ha detto il mister, lui sta vivendo una situazione un po' particolare in confronto all'anno scorso. C'è la grossa fortuna di avere l'ambiente dalla loro parte, non c'è pressione, cioè non, tra virgolette, siamo terzi in classifica, possiamo puntare anche più in alto, vuol dire tantissimo. Beh, poi sa mister... qualcosa anche Paolo, non penso che assolutamente... Sì, viaggi sull'onda dell'entusiasmo. Noi eravamo partiti molto bene, abbiamo fatto in 5 partite 4 vittorie e un pareggio, poi abbiamo fatto 7 partite dove abbiamo raccolto solo 3 pareggi, quindi 3 punti, ci siamo... risvegliati con altre 3 partite, 3 vittorie, dove abbiamo fatto i 9 punti e poi abbiamo perso ieri. Si vola, noi andiamo con alti e bassi, loro hanno un morale altissimo, credo, perché comunque dopo il campionato dell'anno scorso che si sono salvati alla fine e soffrendo e trovarsi al secondo posto da soli con un campionato dove si pensava che ci fosse solo la Pro Sesto, la Seregno, a giocarsi veramente fino all'ultima giornata il primo posto, loro si sono inseriti molto bene.
Ti saluta Carlo De Luis del gruppo Stasela, che ci guarda naturalmente con la diretta Facebook. Grazie. Ci saluta Gio Commisto, che naturalmente rinnoviamo, venga a trovarci al più presto, il mister del Nibionno Oggiono. Andiamo a vedere però, l'abbiamo accennato all'inizio trasmissione, quello che è successo nel girone D, dove il Mantova ha pareggiato, il Fiorenzuola ha vinto e adesso i punti di distacco fra prima e seconda del girone D sono solamente due. Che cosa hanno fatto le altre lombarde? Allora, il Crema ha perso in casa col Fiorenzuola nei minuti finali, poi ci facciamo raccontare da Bobo come è andata la partita. Il Fanful ha pareggiato in casa con la Savignanese 1-1. Ha perso il Breno a Forlì, penso sia la squadra più in forma in questo momento, il Forlì, penso sia la quarta vittoria nelle ultime sei partite, 3-0. Il Ciliverde torna alla Lentigione con un punto importante visto il momento che stava attraversando, il Mantova ha pareggiato 1-1 con la Correggese, il Mezzolara ha pareggiato 0-0 col Progresso, ha vinto il Sasso Marconi con l'Alfonsine 1-0, la Calvina ha vinto il derby con lo Sporting Franciacorta 4-2, non che la sconfitta sia la causa del caos che si è poi scoppiato a fine gara, ma può aver contribuito. La San Maurese ha vinto sul campo del Villo Carpaneto per 2-0, per cui la classifica vede in testa sempre il Mantova con 3 punti di vantaggio sul Fiorenzuola, alle loro spalle ci sono Mezzolara con 24 punti, poi Forlì, Correggese e Fanfulla 23, Lentigione Sporting Franciacorta 20, il Breno a 18, il Progresso a 17, qui c'è veramente a parte le prime due un po' il vuoto con il Mezzolara che è nei playoff e che ha 9 punti praticamente dai playout, dove troviamo la Calvina, sì, con San Maurizio, Alfonsine e Savignanese, e poi Ciliverga e Virgo Capaneto agli ultimi 2 posti. È una classifica cortissima, come comunque dall'altra parte, con le varie posizioni che si scambiano. Bobo, il Crema in quella posizione fa un po' sicuramente impressione, la scusante c'è, perché comunque gli infortuni su uomini significativi stanno un po' falcidiando questa squadra, ma siamo qui un'altra volta a dire che il Crema, partito con tanti buoni propositi per far bene in questo campionato, si ritrova facendo fatica. Cambio di mister, che fra l'altro non me ne voglio addossare, non è sicuramente colpa sua, però Moggi aveva fatto dei risultati significativi, è arrivata questa sconfitta. È arrivato Dossena in settimana, si è trovato subito con Porcari squalificato, Ferrari che si è stirato, Pagano ufficialmente non si sa niente, però pare che si sia leggermente infortunato in settimana, ma non è una cosa certa. Ha cercato di mischiare un po' le carte, a cambiare un po' il modo di gioco nei confronti di Tacchinardi, e ti dirò che qualcosina di diverso si è visto: più pressing, marcatura uomo per tutto il campo, più corsa. E un gol abbastanza. È un gol abbastanza fortuito, c'è cioè un'incomprensione. Sì, è stata un'incomprensione, però io ti dico la verità, il portiere non l'ha nemmeno chiamata. Allora, andiamo a vedere le immagini, visto che ce le abbiamo insieme, di Crema Fiorenzuola, perché come diceva Bobo, il campo praticabilissimo e quindi una buona situazione per giocare. In maglia nera il Fiorenzuola, giusto? In maglia bianca rossa. Anche il Crema. I primi 20 minuti ci sono state due grosse occasioni da parte, una è questa qua del Fiorenzuola e l'altra veramente, se non sbaglio, grossa sulla linea di porta che Piracini l'ha buttata sulla traversa. Poi il Crema pian piano ha cercato ancora di fare un po' gioco, ma poca profondità, poche occasioni. Qua c'è stata l'ennesima occasione importante del Fiorenzuola e qua c'è stata l'espulsione di Piracini, che da questo momento, tra virgolette, ha cambiato leggermente la partita. Il Crema ha alzato un po' più il baricentro, ha cercato di creare tanto e qua c'è la grande incompressione tra De Angelis e il portiere cremasco, che ti dico la verità, il portiere non si è permesso di chiamarla. De Angelis ha cercato di coprire il più possibile, ma è stato bravo il numero 18, un ragazzino del 99 che l'anno scorso faceva la riserva al Classe, squadra che poi è retrocessa nell'eccellenza romagnola. È stato molto molto bravo e lesto a portare in vantaggio a Fiorenzuola. Secondo me è risultato giusto, perché come ti ho detto, Fiorenzuola nell'arco dei 90 minuti ha costruito 4-5 palle abbastanza nitide. Il problema è che il Crema non ha mai tirato in porta.
tanto movimento palla, tanta profondità, ma tiri in porta zero. E lo sai meglio di me che nel calcio. E lo sai meglio lui. Lo dice Bosco. Che più crei, più hai possibilità di vincere, meno crei. Non vai da nessuna parte. Ne altre che se Andrea D'Ossena, che è esordito sulla panchina del Crema appunto ieri nella prima gara ufficiale, è d'accordo con te o meno. Sentiamo cosa ha detto nel dopogara, nelle interviste. Partita che fino all'episodio decisivo eravate anche, credo, gestito abbastanza bene con le difficoltà di organico che avevate. Una partita che sembrava incardinata verso il pareggio, poi un episodio l'ha decisa, secondo me anche Leonardo Morale poi vi ha stroncato, perché non c'è stata una grossa reazione nonostante comunque le minuti finali. Lettura giusta, si era incanalata nella giusta direzione. Avevo chiesto ai ragazzi alla fine del primo tempo come stavano, mi avevano detto che comunque giravano bene palla loro, il dispendio di energie nostro era parecchio, però i ragazzi fisicamente mi hanno risposto che erano tutti sul pezzo, quindi ero abbastanza tranquillo. L'episodio, l'infortunio, molte volte non puoi analizzarlo, puoi solo metterci la X sopra e andare avanti. In questo momento serve qualcosa di più anche oltre l'episodio, perché l'infortunio può arrivare in qualsiasi momento, su qualsiasi azione, la distrazione, e in questo momento l'abbiamo pagato caro. I ragazzi hanno sofferto il blackout, il gol, c'è stato un blackout di 10 minuti, successivamente logicamente loro in 10, la spinta, la voglia di andare a riprenderla c'è stata, la squadra era comunque viva, ha tenuto gamba fino alla fine e non siamo riusciti a trovare l'occasione. Quindi il suo di giudizio è un po' più positivo forse del tuo, però anche se siete d'accordo, cioè non abbiamo trovato l'occasione per sbloccare la partita. Però, secondo me ieri ha sentito molto della mancanza di Ferrari come terminale offensivo. Però te l'ho detto, ho cercato molto la profondità, molto sulle fasce, però quando arrivi a 16 metri non hai l'occasione di calciare o crei un'occasione per vincere la partita. Non puoi avere tante recriminazioni. Il problema grosso è che il Crema è a 4 punti della zona pericolante. È una società dove ha investito ancora per l'ennesima volta quest'anno. Trovarsi in una situazione del genere, indipendentemente dagli infortuni, il cambio del mister. Tra l'altro ha fatto una scelta di un mister non con una grande esperienza, perché comunque... Sì, la prima esperienza, lui ha acquisito il patentino a Coverciano, si era proposto anche quest'estate a Lodi, dopo che Andrea Ciceri aveva lasciato momentaneamente la panchina. È la prima esperienza, spero che ci sia un altro lodigiano che sappia allenare bene. Vedremo quello che succederà. Andiamo a sentire invece un bergamasco che allena a Brescia, quindi già questa cosa potrebbe creare qualche problematica. Mi riferisco a Filippo Carobbio. Ieri il CD Verghera è riuscito a uscire dalla crisi di risultati e non di gioco, perché comunque stava giocando bene, con un punto raccolto in trasferta sul campo del Lentigione. Sentiamo quanto lo ha soddisfatto. Arriva il primo 0-0 di stagione, in questo dato forse c'è un po' tutta la partita, giocata benissimo dal CD Verga, ha cambiato il modulo ed è del CD Verga l'occasione più limpida della gara. Sì, oggi abbiamo fatto una importante dal punto di vista del carattere, della determinazione, del sacrificio, della voglia di collaborazione, di aiutarsi, ancora quello che ho chiesto ieri. E oggi abbiamo riportato tutto in campo, penso che abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi e oggi si è visto, e penso che abbiamo strappato un punto importante, un punto che ci fa ben sperare per il futuro, visto che oggi abbiamo mosso la classifica e non abbiamo nemmeno preso gol, quindi erano due cose che ci eravamo prefissi alla vigilia di questa partita e le abbiamo raggiunte. I ragazzi hanno fatto una grande partita, li devo ringraziare, devono essere orgogliosi oggi loro della partita che hanno fatto, perché hanno messo in campo tutto quello che ho chiesto, tutto quello che avevano in corpo, quindi niente di meglio un allenatore si può aspettare da una squadra. Oggi abbiamo veramente fatto il massimo e ripeto, se questo è il nostro punto di partenza sono ben fiducioso per il futuro e per dare poi però valore a questo punto di oggi dobbiamo fare una grande partita domenica prossima con Sasso Marconi, che penso che sia una partita per noi determinante.
Quello del Ciliverghe, Giulio, è un caso simile a quello dell'Inveruno, cioè una squadra che sta, era partita molto bene, poi ha avuto questo crollo, adesso è in zona play-out, ma sembra abbastanza categorico che Filippo Carobbio non si tocchi. Non si sarebbe toccato forse nemmeno Mister Volpi in quel di Extra-Drense, ma pare che i presupposti per continuare questo matrimonio, soprattutto fra vecchi e nuovi dirigenti, qui non c'è stata nessuna fusione, ma qualche cambiamento c'è stato, a conferma di quello che dicevi tu prima, è arrivata questa deflagrazione. Ieri, fra l'altro, Bertazzoli non era in campo, ma penso sia ancora infortunato. Mangiarotti è scomparso dai radar, per cui credo che sia in diretta. Hanno finito in 9, abbiamo visto. Hanno finito in 9, quindi la situazione non è sicuramente delle migliori. Ma in generale, il bresciano considera che sport in Franciacorta è anche abbastanza al bene. Non mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto la Franciacorta. Le altre sono lì in piena lotta. La Calvino, insieme allo sport in Franciacorta, che avrebbe voluto fare qualcosa sì, in più. Perché si aspettava da tutte di più nelle squadre bresciane, invece sono un po' tutte in difficoltà. Aggiunge adesso a Franciacorta questo terremoto tra la separazione appunto di gran parte dello staff tecnico, ma anche del direttore sportivo appunto Zanardini. Ho visto il giornale di Brescia ipotizza era come già successo l'anno scorso che va annunciato, no, anzi avevano dato ufficialmente entrambe le dimissioni. Dimissioni che poi erano rientrate, però la situazione era diversa, era assolutamente diversa. Non mi sembra, leggendo quell'intervista, che ci siano margini. Esatto. E si fa già il nome come possibile ingresso di dirigente, era arrezzato Andrea Braghini come figura di direttore sportivo. Invece, veniamo al mercato. Mister avrà chiesto qualcosa dai neri? Ho chiesto di non cacciarmi, quello gli ho chiesto. Ok, ma quello lo sappiamo. Però qualcosa da sistemare ci sarà. Ma è chiaro che le parole che ha fatto il direttore sono quelle che qualcosa dobbiamo fare, dobbiamo un po' sistemare, abbiamo preso moltissimi gol, siamo il peggior difensore del campionato, quindi qualcosa c'è da sistemare. È chiaro che non è una questione ovviamente solo di difensori, bisogna un attimino sistemare. Penso che se si ragiona sul discorso over, penso che un elemento per reparto potrebbe darci una mano a sistemare un attimino la situazione per cercare di uscire nel miglior modo possibile, quindi penso che un giocatore per reparto potrebbe essere un buon. Quanto su una squadra che comunque è stata ringiovanita molto, l'infortunio di Lazzaro ha pesato molto. Moltissimo, perché il nostro capitano, il giocatore che per una squadra che vuole provare a fare un calcio positivo, penso sia il regista più forte della categoria, il giocatore che ha personalità, ha qualità tecnica, visione di gioco, e non averlo mai avuto è stato per noi sicuramente una situazione molto sfavorevole. È chiaro che poi chi ha giocato ha fatto sicuramente il massimo, però un giocatore come Lazzaro, una squadra come la nostra, non può permettersi di lasciarlo. Lo aspettiamo perché è il nostro capitano, quello sarebbe probabilmente l'acquisto più importante del girone di ritorno per quanto riguarda la stagione dell'Inveruno. Paolo, sei un portiere vecchio, sì. Quindi sei abbastanza anomalo, perché con la regola sì. Pare che uno dei posti deputati con alterne fortune, perché tu secondo me ti sei trovato di fronte uno dei giovani portieri più forti di questa categoria, che appunto con Leoni, ma non sempre capita così, abbiamo visto diversi infortuni sul giovane portiere. Cosa ne pensi di questa cosa di mettere il portiere giovane? Toglie una preoccupazione all'allenatore, diciamo. E dipende chi ci metti, eh. No, certo. Io dico a livello di giovane, di regolamento, perché se tu fai una coppia di giovani sei praticamente coperto in un ruolo, poi ti deve andare bene. Però normalmente li mettono laddove pensano non facciano danni. Sì. Però importa che li fai i danni, se non sei... Tanti pensano che comunque... un elemento giovane under fuori nei 10 che corrono, diciamo, può incidere di più. Bravo. Un elemento over in più fuori può dare magari quella parola in più, quel carattere in più rispetto a avere 4 giovani fuori. E questa cosa però può ricadere in maniera negativa in porta. Tante società sperano di trovare l'annata giusta, il portiere giusto, che esce da magari, non so, un settore giovanile come può essere una Beretti o come può essere... Professionistico. Sì, un settore professionistico. Ha 2 bei portieri, uno è andato alla Lazio. Sì, e l'altro è a Carpaneto. A Carpaneto, Lassi, ha fatto la stagione l'anno scorso, molto bravo,
molto bravo e spero che infatti si rialzi con la sua squadra, perché non si merita l'ultimo posto in classifica nell'altro girone. Comunque la stessa logica è successa in Serie C quest'anno, col fatto, è vero, una regola facoltativa, alla fine quasi tutte la fanno, in Serie C la regola degli under, il ruolo sacrificato è ancora quello del portiere, quindi la logica della Serie D è sta portata anche nella mentalità delle società, dei direttori sportivi della Serie C. Secondo me il ragionamento non è molto sul giovane, ma sul portiere giovane, portiere vecchio, è la difficoltà di trovare portieri vecchi che facciano qualcosa di diverso dal portiere giovane. Cosa voglio dire? Io ho avuto un anno solo il portiere vecchio a Seregno, di Paolo Acerbis. Però devi avere un portiere di quella caratura lì, secondo me, se vuoi mettere il vecchio. Cioè un portiere che ti garantisca, al di là del rendimento tra i pali, che sono convinto che un portiere vecchio ti dà, dal punto di vista della personalità, dell'esperienza, della fiducia che dai ai giovani, a fianco, davanti, dietro, nella guida, nella difensiva, nella gestione della palla con i piedi. Se tu trovi un portiere che ha tutte quelle caratteristiche... Ti fa mezzo reparto da solo. Esattamente. Allora io penso che sia un vantaggio per il portiere. Se ho un portiere normale che fa il compitino da 6, a quel punto allora preferisco avere un portiere del 2000 o anche del 2001... perché a quel punto la differenza non è questa. Però trovo un portiere, ce ne sono, il portiere adesso, a dire di Paolo, ma anche penso Pennesi del Ponte, sono portieri che fanno punti, l'anno scorso la Sanremese nel girone A aveva Mani, i portieri fanno punti da soli, allora ha senso, altrimenti per avere un portiere normale è meglio avere un 2000 e avere un posto in più fuori. Mi hanno fatto sentire la sigla che non canto io, perché sono naturalmente già in ritardo, abbondantemente in ritardo, allora ringrazio Bob e Giulio naturalmente, che sono qui con me tutti i lunedì, mister Andrea Letti e Paolo Guerci per la loro presenza, in bocca al lupo per il resto del campionato. Grazie. Noi continuiamo, andiamo avanti fino all'antivigilia, perché qui si gioca fino alle 22, noi saremo in onda fino al 23, quindi appuntamento lunedì prossimo alle 20, sempre su Videostar, sempre per Parliamo di Calcio, arrivederci. Cerchi la schivata, passerà. E quel giornalista spara un colpo basso, guarda un po'. E tu, alla ricerca di un santo in